Perché gli uomini sono così diversi, mentre le loro menti si somigliano tanto? Chi è l'uomo e chi è il genio? Il suo genio, un dio guidato dalla rabbia, dalla quale ha strappato l'arte migliore che il mondo abbia mai conosciuto. Impasto di neuroni, connessioni cerebrali, stelle e forse un pizzico di magia che si fondono insieme in eterna evoluzione, in continua trasformazione dal cervello alla mano dell'artista e viceversa, unendosi poi con l'arte eterna ed immutabile. Bellezza, questo è l'ingegno, ingegno che rende ognuno di noi in maniera unica e diversa, genio, ingenio. Scientificamente tutti uguali, eppure tutti diversi. Unici, cervello e ingegno di ognuno di questi uomini. Uomo caduco e fragile, spazzato via da un vento delicato. Uomo soggetto al passare del tempo, che, con le sue capacità, dà vita a qualcosa di resistente e immortale, come il marmo. Uomo che allo stesso tempo è arte e creazione di arte. Uomo che muore, marmo che imperterrito rimane. Thank you.